Noi siamo partiti dai bisogni e siamo partiti dai diritti, perché molto spesso i bisogni sono la corrispondenza al fatto che i diritti non si sono pienamente realizzati. Allora parliamo di salute, ma perché il diritto alla salute non riesce ad essere pienamente realizzato. Parliamo di lavoro perché il diritto al lavoro non è pienamente realizzato. Quindi teniamo insieme grandi valori, la libertà, la democrazia, la partecipazione, insieme a bisogni molto concreti come il lavoro, il welfare e le esigenze di una comunità, le esigenze dei cittadini. Partiamo dalla responsabilità individuale, dalla cultura, per arrivare al lavoro comune, al fatto insieme, al fatto che le comunità diventino una sede propria per rispondere e risolvere i problemi che i cittadini hanno. Lei spesso ricorda che nel welfare il meccanismo Stato-mercato è ormai un meccanismo che è saltato. È un meccanismo che non ce la fa reggere l'aumento dei bisogni, l'aumento della domanda e la loro articolazione. Pensiamo che oggi c'è un welfare d'impresa, pensiamo che molte aziende mettono nel loro contratto la sanità integrativa, gli asili nido, la riorganizzazione degli orari di lavoro, ma questo parliamo di welfare aziendale. Però ci sono altri problemi che emergono, che sono in particolare quelli di una connessione adatta tra intervento nel territorio e intervento specialistico, ad esempio a livello ospedaliero, di integrazione tra assistenza e sanità, di messa in relazione tra ciò che può fare la famiglia e ciò che deve fare il pubblico. Per realizzare bene questo tipo di operazione serve una strumentazione molto flessibile, molto dinamica e molto partecipata. La forma cooperativa è probabilmente la forma più adatta a svolgere questo tipo di funzione.